Essendo un intro the situation, we are more of the sorry or the good one. You can change. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Non fate faccia, non fate caso alla mia faccia. Mi sono svegliata, anzi ci siamo svegliati alle 5 di mattina e che ore sono, Pato? Le 8:10. Sono le 8:10, siamo all'aeroporto di Fiumicino perché oggi partiamo per Ginevra. In realtà tra un'ora partiamo per Ginevra. E, abbiamo fatto già i controlli, io ho fatto pipì, ho comprato anche l'acqua, 2,50 euro di acqua, lo voglio specificare perché anche Leo ha fatto pipì. E niente, adesso stiamo aspettando che annuncino il gate e poi ci imbarchiamo. Allora, non ho capito perché sulla carta di imbarco c'è scritto partenza alle 9:10, arrivo previsto alle 10:18 e poi c'è tipo arrivo 10:45. Boh, forse tipo in base alle condizioni meteo si fa prima. Fanno la stima, no? Arrivo stimato. Boh. Vabbè, io comunque sull'aereo ho intenzione di darmi una truccatina perché dai faccia, Pato. Sei bellissima. Ma non è vero. Ma poi ho sudato, cioè perché praticamente dato che a Ginevra e soprattutto vorremmo fare una capotina a Chamonix, fanno pochi gradi, specialmente a Chamonix, fanno 4 gradi. Allora abbiamo detto, vabbè, portiamoci anche delle felpette, il kiwi. Però mo, in questo momento dentro l'aeroporto faceva un caldo, poi sarà un mix di ansia, di euforia, no, non c'ho l'ansia, però un mix di tutto. E sì, e insomma a un certo punto gli ho detto a Paciù, io mi doveva la felpa, c'avevo, non lo so, il lago di Ginevra dietro la schiena. Vabbè, e niente, questo. Poi io e Pado siamo capitati tipo a sto vicino. Ci siamo giocati la fortuna, in realtà abbiamo tentato la fortuna perché non abbiamo scelto i posti. Dato che costava 50 euro a posto. A viaggio, avevo detto, senti, no, cioè, ci fanno scambiare, abbiamo fatto il check-in prima, online, e siamo capitati vicini. Sì, abbiamo fatto lo smart check-in, quindi ha fatto tutto da solo in automatico, e siamo capitati vicini. Pato ha detto che è stato ripagato il mio coraggio, perché Pato al momento dell'acquisto mi ha detto, Paciù, vedi te, se non te la senti paghiamo in più. È chiaro che mi sembrano soldi buttati, nel senso il fatto che te facciano pagare ogni, cioè lo costa, ma poi alla fine lo costa aggiungi. Anzi, che noi adesso viaggiamo con ITA Airways e nell'aereo, cioè nel volo, era compreso bagaglio a mano e bagaglio da cabina, perché se no con Ryanair adesso anche il bagaglio da cabina si paga. Però è il primo volo che te fai dopo un po', se tu te la senti, prendiamo questi soldi e prendiamo i posti vicini. Se no, che lei invece è stata coraggiosa. Ti ha detto bene che io di base nasco un po' tirchietta, cioè nel senso che mi rode, no, non è che sono tirchia, ma mi rode proprio dai soldi, come sti 2,50 d'acqua, cioè a me mi dà fastidio i pagati. Però vabbè, e niente, seguiranno aggiornamenti. Allora, siamo in volo, sono quasi le 10, l'arrivo è previsto per le 10:10, quindi manca poco. Siamo iniziando la discesa, quindi dicevo molto meglio rispetto all'ultima volta, però anche questo 2 minuti, 2 danze, no? Poi magari vi dico
Allora, siamo arrivati all'albergo, ci hanno fatto posare i bagagli e vabbè, a parte ci hanno dato la tessera per prendere i mezzi gratuiti, top, cioè se venite a Ginevra sappiate che se siete turisti avete diritto appunto a questa tessera che vi permette di prendere tutti i mezzi gratuiti. L'albergo sembra molto carino, speriamo bene anche per la stanza. E niente, adesso abbiamo preso subito il tram che ce l'abbiamo proprio sotto l'albergo e adesso stiamo andando un po' al centro di Ginevra, quindi andiamo a vedere la cattedrale e il centro storico, diciamo così. Guarda che carine queste casette. Cucciettolo. Patato. Allora, sa molto di montagna. Allora, siamo all'interno della torre della cattedrale di Ginevra. Ci sono tante scale, secondo te? Puoi chiedere in giro. Io sto per lasciare Leonardo perché io non ci sarei venuta, abbiamo pure pagato 7 euro. Tutte scale. Poi che ti ha detto riguardo l'uscita? Come, ma che ne so, ma questi stanno a scendere dal verso nostro? Dici? Io già so cosa, eh? Ma io per un giorno non mi voglio allenare, è in vacanza! Oddio, asciù! Guardate l'altezza dei gradini! Stavolta lo lascio! Stavolta lo lascio! Ti sei arrivati? No! Ma davvero, asciù! Io non ce la faccio più a parlare, devo riprendere la registrazione più tardi! Allora, molto il gobbo di... Oddio, stavo cadendo. Il gobbo di Notre Dame. Com'è che si dice? Vibe, non mi veniva la parola. Siamo saliti fin su. In realtà siamo andati fino a su, che però vabbè, c'è tutta una struttura, tipo una terrazza chiusa però. Ma questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Cioè, siamo praticamente all'altezza delle campane. E le campane a Ginevra. Ti è piaciuta la mia esibizione, la mia performance? Sì. E, vabbè, considerando che è una delle pochissime attrazioni che pagheremo a Ginevra, 7 euro ci sta. Allora, abbiamo capito che un franco è tipo un euro e un po', 1,10 euro, mi sa. Sì, diciamo. Perché 7 franchi, praticamente 14 franchi equivalgono a 14 euro tipo il 33. Abbiamo avuto un piccolo problema con la rete appena arrivati, perché praticamente abbiamo tutti e due Iliad e abbiamo dovuto attivare una promozione specifica per la Svizzera. Cioè, c'era proprio la sezione vuoi stare in Svizzera senza problemi, vabbè, quindi abbiamo attivato la rete dati, abbiamo attivato questa offerta, non lo sapevamo, quindi se avete in programma di venire a Ginevra, comunque in Svizzera in generale, tenetelo a mente. E poi non riusciamo comunque a connetterci, ma Paolo è stato molto bravo perché ha tipo tolto, cos'è che hai fatto? Hai tolto la rete automatica e abbiamo scelto Swiss Tour. Scusate se sputacchio un po', ma stamattina ho cambiato anche le mascherine. E niente, quindi adesso noi proseguiamo con questo cunicolo molto appunto gobbo di Notre Dame barra Game of Thrones, barra il drago invisibile per chi l'ha visto. E poi andiamo alla promenade di qualcosa. Io però adesso farei scorrere un po' perché sento che stanno scendendo le persone, se no facciamo la fila. E che ne dici, Paolo? Sì. Abbiamo anche mangiato un panino. Quindi dobbiamo scendere se... No. Che pace. È uscito anche il sole, stiamo costeggiando il lago. E adesso stiamo andando all'orologio, quello fatto con tutti i fiori, e poi andremo al giardino botanico. E poi per oggi improvvisiamo, perché le cose da vedere oggi erano queste. Magari torniamo in albergo, ci diamo una sistemata, facciamo il check-in e poi riusciamo, vediamo un attimino. Però per ora, ecco che è uscito anche il sole, no, voglio dire, clima ideale. Si sta bene. Guardate che bello. Ecco, siamo proprio in prossimità del getto d'acqua. Le jet d'eau. Le jet d'eau. Le
E poi domani, no, dopodomani, no, domani prendiamo quel battello giallo lì che con 3 minuti ci porta da questa sponda all'altra, così ci facciamo anche l'esperienza, insomma, del battello, e andiamo a vedere lì il faro. Chiara, il faro dei Fabric. Porti Davide Marpiché a comprarmi l'orologio di Travis Scott? No. Allora, no, vado proprio, no, zero proprio. Abbiamo diverse spese da sostenere, amore mio. Guarda Loca che si è presa, che c'ha, una foglia. Una foglia lì, no. Poi se si va a fare il nido. Guarda, c'ha il nido in quella barca, poi giù. Aspetta, voglio vederla. Patato, allora è il maschio lui. Se non sbaglio, negli uccellini è, sì, il maschio che porta. Poveretta, sta sopra. E starà, starà a cova. Non so se si vede quella, sì, telecamera. Sì, sì, quella telecamera non lo so, sta proprio lì. Sta lì. Oddio, guarda come gli va a mettere, guarda le. No, vabbè, che patate, queste cose mi affascinano troppo. E lì c'è un cigno che dorme beatamente, ci sono un sacco di cigni. Erano anni che non vedevo cigni, c'erano, ma ero veramente piccola, cioè avrò avuto 4-5 anni. A Valentano, cioè al lago di Bolsena, poi non so dove sono andati, non ci sono stati più, si saranno trasferiti. Nel Tevere ci sono le nutri e qui ci sono. Sì, sì. No, devo dire, cioè guardate, no, questo è il porto, guardate l'acqua com'è trasparente, mi aveva voglia di farsi un bagnetto. Poi vedremo, però considerando che qua c'è il molo, in genere vicino al molo è sempre molto più sporca l'acqua, per forza di cose, però è molto profonda, questo sì. Ma... morti, penso. Ecco lo giotto d'o. Andiamo alle giotto. Sì, ci facciamo tutta questa camminatina. Comunque, amore, secondo me qua la sera è molto carino perché accendono tutte queste lucine. Lo amo. Queste le voglio sul balcone. Ho fatto mettere la presa apposta. Vi posso dire i 92... A chi è che gli sta suonando la sveglia? Vabbè, 92 centesimi ben spesi su Temu. La mia borraccetta portatile pieghevole, l'ho portata, vedete, piegata tutto il tempo nello zainetto. Poi c'era una delle tante fontanelle di Ginevra e l'abbiamo riempita. Adesso siamo sul bus e poi arriviamo a Jardin Botanico. Al giardino botanico, bravo, consettelo. Ho studiato. Il mio super itinerario. Vero. Siamo all'interno del giardino botanico, bellissimo, che questo è tutto completamente gratuito. E abbiamo già visto una prima serra e adesso andiamo a vedere questa qui molto grande e poi c'è anche quell'altra che dobbiamo vedere, cioè è proprio grande di per sé il giardino botanico, abbiamo visto, è molto grande e tenuto benissimo, super pulito, e poi è diviso benissimo perché ci sono tutte le piante distinte, tipo uso alimentare, uso medicale si dice, no? Quindi adesso il giardino, le jardin d'hiver, il giardino d'inverno, adesso andiamo a vedere. C'è un tizio un po' strano, tipo scalzo col bacco, vabbè. Allora, è passato un po' di tempo perché in realtà noi poi da giardino botanico siamo tornati in, cioè siamo arrivati in albergo, ci ha preso anche un po' di pioggia e ci siamo un attimino riposati e adesso stiamo riuscendo per andare a cena, però vi volevo far vedere la camera perché è super carina. Allora, si entra da qui, lì c'è Pado, poi questo è il bagno, guardate che bel bagnetto. Con la doccia grande, che dopo la doccia calda. Perché sì, infatti la doccia calda a me poi mi spegne praticamente. Quindi il bagno è bello grandicello. Un po' d'acqua, sì, lo stavo dicendo. Poi questa è la camera, siamo al sesto piano. Questo ibis, poi vi faccio vedere anche l'entrata, cioè è caratterizzato tipo da essere a tema fumetti, ecco, ha tutte queste decorazioni con i personaggi dei fumetti francesi, infatti anche giù nella hall, nella reception ci sono, poi c'è questa finestra troppo carina col divanetto, poi qua Pato mi ci farà una fotina. E questa vabbè è la vista, cioè siamo al sesto piano, a faccia diciamo su strada, però non si sente nessun rumore e hanno, cioè questa finestra è fissa e questo è per arieggiare, vedete? Figa questa cosa infatti, però io chiuderò perché almeno quando torniamo è tutto bello al calduccio. E adesso abbiamo praticamente visto che c'è un posto che sta a un quarto d'ora
diciamo con i mezzi da qui, che si chiama Scema Cuisine. Non è scema, no, è sce che significava casa, a casa di mia cugina. Sce è cugina in francese, è a casa mia. È sce. Ah, sce quindi è casa. Esatto, sce, okay. Ma cugina è casa mia. Non me lo ricordavo minimamente. Che sono le poche conoscenze che ho dalla lettura. In realtà, cioè, francese l'ho studiato anche io 5 anni al liceo, ma non me lo ricordo proprio più. Però. No, facevo 2 ore a settimana io in francese. Nel senso, scusate, Facevo 2 ore a settimana. Però, nel senso, se io dopo aver fatto 5 anni in francese mi ricordavo sce, ma così mi mandare le mie anni di ordine al liceo. No, io vabbè, avevo fatto il classico con indirizzo, cioè che c'era appunto il bilingue, facevamo francese, però non me lo ricordo proprio. Cioè, allora, in realtà l'ho studiato molto meglio di come ho studiato inglese a scuola, perché la mia professoressa di inglese, a parte che era latitante, cioè era proprio una barzelletta, non c'è mai stata, ma poi, cioè io... L'inglese che so oggi lo so grazie al corso che ho fatto quando sono uscita da scuola e grazie al lavoro, perché tutti i giorni, però ad esempio ho notato che io riesco molto a scriverlo, cioè a scriverlo proprio, non ho problemi a scrivere in inglese, zero, e neanche a comprendere, ok? Ma quando si tratta di parlare, cioè io capisco la conversazione, ma non ho quella prontezza, come te lo spiego, Paciù? Sì, cioè io a volte, cioè vedete quanto chiacchiero in italiano? Sì. Magari io tendo a fare una frase più complessa di quella che dovrei anche in inglese, quindi magari... Sì, però tu c'hai, tu c'hai proprio la spontaneità in inglese, invece io non riesco ad avere la spontaneità, e quello dipende dal fatto che non l'ho mai parlato, cioè l'ho scritto tanto... L'ho scritto tanto, lo leggo, lo scrivo ancora tanto, lo leggo ancora tanto... Perché tutte le mail che io mando al lavoro sono in inglese, cioè praticamente su 20 mail che mando, facciamo un esempio X al giorno, e non è che mi dai il bacetto, scusate del fatto che arrivassi, Poi guardate, tu tocca Leonardo, fai i danni, hai fatto qualche mio zainetto. I danni. Comunque dicevo, su 20 mail che mando al giorno di lavoro, dicendo 20 come numero X, cioè 2 saranno in italiano, adesso sono tutte in inglese, però ecco appunto a... Anche a capirlo lo capisco, ma non c'ho quella prontezza. Vabbè. Comunque adesso appunto noi ci abbiamo. Questa volta mi porto pure io l'ombrellino, perché prima c'avevamo un ombrellino soltanto. Invece mi porto anch'io il mio, così non piove, ma dovesse piovere siamo preparati. E ho anche un po' un languorino, perché comunque da stamattina alle 5 noi siamo con 2 paninetti. Meno male che Patatua ci ha pensato, perché io ormai a forza di fare gitarelle con Leonardo mi sono abituata che a lui per farlo sta buono, vedete, piove tutto quanto, no? Invece lui non si lamenta, perché ha mangiato. Se invece a tutto questo ci dovevamo aggiungere il fatto che lui doveva cercare di mangiare, c'aveva fame e tutto, invece io gli ho dato 2 bei panini di grano duro col petto di tacchino come piace a lui, e anche le barrette gli ho comprato. Io vorrei sapere, Paciù, quando è che tu mi sposi? Presto. A proposito, a proposito, poi vi devo dire ancora una super novità che accadrà a luglio, che non riguarda il nostro matrimonio. No, è che mi è venuto in mente, perché stavamo vedendo dei video di Travis, e quindi ho pensato al matrimonio, cioè io che mi sposo Travis, ma che te pensi? Siamo avvenuti a cena a questo posto che vi stavamo dicendo prima, ci siamo presi mezzo polletto da dividere, è finito ormai perché c'avevamo un sacco fame, e i nuggets fatti in casa tutto con le patate. Buono, c'avevamo fame, Pato? E beh, tra l'altro in questo ristorante sento anche parlare italiano, quindi c'è una coppia di italiani. Guarda. Che però penso si siano tipo stabiliti in loro, perché sì, mi hanno parlato anche molto bene in francese. Sì, il cameriere è super carino, ci ha detto voglio imparare l'italiano, parlatemi in italiano. Ho dato.
Ah, vedi che carino, Pasciù. Oh, stavo a fare il video. Infatti, amore, questa è la nostra colazione. Io ho immancabile cappuccino, Leo è al primo round. Ovviamente il suo immancabile pappone. E io invece sempre dolce. Sono sempre dolce a colazione. Eccoci qua, nuovo giorno a Ginevra. Guardate oggi che sole, che giornata stupenda. Siamo a lungo lago, diciamo, dalla parte del faro Pasquis. Pasquis, penso si dica. Perché mi pare che la S è muta alla fine, boh, mi ricordo. Comunque adesso abbiamo già fatto i biglietti per andare a Chamonix e abbiamo il bus che ci parte a mezzogiorno e mezza. E quindi abbiamo approfittato, facciamo delle cosine che dovevamo fare dopo Chamonix adesso, ovvero andare al faro che sta praticamente qui davanti a noi e poi dal faro tornare qui, e vogliamo prendere tipo un piccolo battello, giusto per fare l'esperienza appunto di prendere pure il battello che ci porta sulla sponda opposta, che è quella dove c'è il getto d'acqua. Ma il getto d'acqua è stupendo, una cosa, cioè guarda quanta acqua smuove poi giù. E noi dobbiamo andare adesso al faro. Adesso andiamo al faro. Qui sì. Si prende sto coso. No, non so se è qui o proprio lì dove c'era scritto coso Pasquis. Oh. Capito? Perché io sull'itinerario avevo visto che dovevamo partire da Pasquis. Che vabbè, sarà sempre qua. Amore, è quello che ti ho fatto te, proprio sotto dove stavamo facendo le foto. Vabbè, intanto andiamo al faro e poi vediamo. Siamo nel faro. Che bello, quasi quasi mi trasferisco a Ginevra. C'è tutto quello che a me piace, il lago, tra l'altro pulitissimo. Guardate, questa è una cosa difficile, non vorrei finire a mollo. Ok. Le montagne, il verde. Ma qua non c'è il coso per tenesse, va giù? No, ed è anche bloccato. Ok, io eviterei di passarci, quindi. E soprattutto non c'è la metro. È perfetto. Guardate che acqua pulitissima. E lì c'è tipo una specie, no, una specie, ci sono proprio le spiaggette dove, vabbè, ci sono gli scivoli, così dove tuffarsi, lì ti puoi fare l'arrampicata e poi ti tuffi, lì ci sono le pedane per i tuffi. È un po' altina l'acqua, quindi bisogna, cioè, nuotare, tipo da lì a lì non si tuffa, io non toccherei perché è altina. Soprattutto io l'acqua l'ho toccata, è ghiaccia. Però ci sono delle signore, delle donzelle temerarie che si stavano a fare il bagnetto. E questo oggetto d'acqua è impressionante. Bello bello. E quello ovviamente è il mio patio. Ciao. Ciao. Bello vado, mi piace. Molto. Oh però. Le montagne si piccettolo. Siamo sul battello. Sì, guardate che acqua stupenda. Stupendo. Ma il mio patio di più. Allora, mi voglio avvicinare il più possibile al getto d'acqua, che è alto 140 metri, arriva qualche schizzetto, non so se Pato mi seguirà, però è una cosa, cioè, troppo figa che voglio vedere da vicino. Addio, mamma mia, fa girare la testa! Allora, siamo saliti sulle Aiguille du Midi, abbiamo fatto la sosta intermedia, non siamo arrivati fino in cima per il semplice fatto che la cima attualmente è così, c'è la nuvola proprio sopra, quindi non si vedrebbe nulla, e comunque anche da qua il panorama è, cioè, diciamo che non l'abbiamo fatto, meraviglioso, stupendo. Dicevi, Vado? No, dico, non è che non l'abbiamo fatta, perché fondamentalmente arrivare fino lì su costa un po' più del triplo, sì, tra virgolette, però diciamo che se uno ci si trova, che c'è una giornata stupenda. Una giornata stupenda è un conto, però così effettivamente. Guarda che bello quello spicchietto pieno di sole.
non arrivi a vedere, capito? Quindi no, non ha senso. Andiamo di là. Comunque passiamo di qua. Ci sono un sacco di escursionisti ovviamente attrezzati, cioè io sto con le New Balance, neanche waterproof tra l'altro, e cioè, ci sono tantissime persone proprio con scarponi, sì, chi c'ha lo snowboard ovviamente. Ci dovrebbe essere anche un negozietto di souvenir. Guarda questi bastoni, io ne ho uno a forma di papera, me lo fece. A forma di aquila e il ludo di papera. Quindi è di papera. E niente, quindi adesso ci riabbiamo verso giù, praticamente Chamonix è quella, no? Lì è Chamonix. Esatto. O di là. Oh, vabbè, comunque inizia a fare pure un po' freschetto, eh? Un po' tanto. Vado? No, no. Tanto penso che adesso, piano piano, riandiamo giù. Che io non vorrei che ci pia la pioggia, capito? No, pioggia non ci prende. Ok. Una foto su questo versante, mettiti lì, mo ti faccio un paio di altre foto. Va bene, puzzettolo. Stiamo scegliendo i souvenir, abbiamo già preso il nostro per casetta. E anche se guarda che bella sta ametista, Paolo, questa è la pietra dei pesci. No, capito, noi lo stiamo pensando a me. A te. Ok. Uffi. Adesso prendiamo dei souvenir per i nostri amichetti. Siamo a Chamonix, appunto, già l'avevo detto, scusate, e ci siamo fermati a pranzo. Io ho una scaloppina con formaggio, funghi e prosciutto e patate. E poi c'è questa qua che è la è insalata, sì, e la tartelette lì. Tartelette, vabbè. E patate, cipolla, bacon, sì. Ci assaggiamo. Poi c'è il prosciutto, con quel cetriolo mi fa un sacco ridere. E mo assaggiamo. Ok, abbiamo fatto alcuni dei souvenir, gli altri li facciamo a Ginevra e adesso ci stiamo riavviando verso la stazione dell'autobus e l'autobus parte alle 6, quindi piano piano, 6:30, vabbè, piano piano insomma ci stiamo riavvicinando mentre ci godiamo il panorama, guardate che bello. Sono belle le montagne. Allora, praticamente all'andata dentro l'autobus, mentre ci avvicinavamo qui, ovviamente cioè, la strada passa proprio tra le montagne così, quindi a un certo punto con Pado si stavamo a sentire i colori del vento di Pocahontas, volutamente, guardate intanto ci metto qua sotto, e niente, cioè ci siamo tipo commossi tutti e due, gli unici due stupidoni che sull'autobus stavano a piangere perché avevano visto le montagne. Vero, mi capita spesso. Siamo tornati a Ginevra, abbiamo comprato i restanti souvenir che comunque costano un sacco, ma da quando io credo nel karma non li rubo più. Nell'adolescenza qualcuno ne ha rubato, lo ammetto, non si fa. E adesso stiamo salendo sulla ruota di Ginevra. Abbiamo anche i piedini. Allora, noi siamo tornati in stanza in realtà da un'oretta. Siamo fatti la doccia, Leo se la sta facendo adesso e vi posso dire che sono un po' stanchina, cioè mi ero un attimino messa sul letto, mi stavo proprio spingendo piano piano. Alla fine appunto per cena, dato che abbiamo pranzato abbondantemente alle 4, non avevamo fame, quindi ci siamo fatti uno sprizzetto, una birra e una crepe salata. E vi voglio far vedere alcuni dei souvenir che abbiamo preso. Allora, Chamonix, io e Pado ci siamo presi una cosa per casa stupenda, per la camera da letto, la volevamo da una vita, e non ve la spoilero perché a parte, vabbè, ce l'ho tutta impacchettata, quindi poi c'ho paura che si rovina, però poi comunque la vedrete quando sarà pronta a casa, vabbè. E poi, altra cosina che abbiamo preso, invece da Ginevra, è la paperella da mucca con il campanaccio, diciamo, svizzero, cioè con la bandiera svizzera, ed è super carino, mi piace un sacco. In realtà c'è proprio chi colleziona tutte queste paperelle, anche un collega di Leo,
praticamente colleziona tutte queste paperelle e è una cosa carina, però vabbè, noi non l'abbiamo presa, insomma, per collezionare, l'abbiamo presa perché era proprio simpatica da vedere e la metteremo da qualche parte a casetta. Poi per Bibi abbiamo preso, dato che oggi Fede ha mandato proprio un video di lei che conta in inglese, patata della casa, abbiamo preso per il prossimo inverno questi guantini con scritto Switzerland e poi qui c'è 1, 2, 3, insomma i numeri super patatelli con le sue manine cicciottelle. Poi per due coppie di nostri amici abbiamo preso delle pietre perché loro sono vabbè, fissati con i cristalli e tutto. E poi io ho preso delle calamite per le cugine, le mie zie, i miei zii, le mie nonne, la mia nonna, scusate, e gliele farò scegliere. Ne ho prese varie tipologie. Ho preso queste qui con la mucchetta che ho scritto Switzerland. E poi io appunto gli prenderò il sacchettino, glielo aprirò e dirò scegliete quelle che vi piacciono di più. E poi ci sono queste invece tipo a mo' di foto con vabbè questi posti principali di Ginevra, il getto d'acqua di Ginevra, altro getto d'acqua di Ginevra, però vabbè con la bandiera, queste erano molto carine. E ne ho preso vabbè, tre uguali di queste, così sono tre, nessuno litiga. Quest'altra così, quindi appunto alle cugine anche dirò mettete la mano nel sacchetto e scegliete. E poi per i genitori di Leo abbiamo preso una campanella anche per nonna Amelia e per Ludo Poppi abbiamo preso un braccialettino con la pietra. Se non sbaglio era l'onice, sì, che era protezione e un'altra cosa, vabbè, molto carino, lo sapete, io sono fissata con le pietre. E poi ho preso anche questa calamitina qui, molto patatella, con l'orologio a cucù, anche questo tipico, insomma, della Svizzera. E allora c'è da dire che appunto i souvenir costicchiano, ma anche quando siamo andati a Nizza l'ho notata questa cosa, che i souvenir costicchiano, però vabbè, cioè, io ci tengo. Anche a Chiara e Pago, un'altra coppia di nostri amici, sono calamitina, e dicevo io ci tengo e quindi sti cavoli, insomma, se ne approfittano un pochettino, quello sì, potrebbero fargli la campa di meno, però sti cavoli. Detto ciò, io adesso sistemo tutto quanto e poi credo che ci vedremo direttamente domani mattina a colazione. Domani appunto abbiamo il check-out e poi andiamo al CERN e al bioparco, che non è proprio un bioparco, nel senso, stavo leggendo la storia, è questo, diciamo, rifugio per animali, cioè il fondatore aveva iniziato recuperando, ecco, cani, gatti, poi è arrivato un gufetto di sua spontanea volontà e poi lui da lì ha detto, ma sai che c'è, ci metto anche altri animaletti e deve essere molto carino, vediamo. Buongiornissimo in quel di Ginevra, oggi è sabato 18, l'ultimo giorno a Ginevra, mannaggia. Io ho scelto di indossare questi orecchini sobri, super a tema con la visita che andremo a fare oggi. Oggi andiamo a vedere il CERN e poi c'è appunto il bioparco. Io non so perché mi sono svegliata con terribile torcicollo, più che torcicollo mi fa proprio male un nervo qua dietro. Ho preso un santissimo Okitask, speriamo che agisca in fretta. E niente, stavo chillando un po' qui sulla finestra. Non c'è modo di farla a casa sta cosa, qualcuno? No. Buttiamo giù tutta quanta un'altra maniera. Magari un domani Certo, però. ora ci stiamo comunque, diciamo, non troppo in alto a Morena, insomma, io non lo Però magari un domani facciamo una struttura come questa fino alla finestra. Da parte da dove? Cioè, ancora dobbiamo fare questi lavori, già terra. sta pensando a... Ma
Non mi spacciare. Vabbè, adesso noi andiamo. Abbiamo già fatto colazione, adesso e facciamo. Che colazione? Sì, abbiamo fatto anche i pupù. E adesso? Guarda che differenza di colore. Sì, lo so, amore mio. E adesso facciamo il check out, che consiste solo nel dargli la chiave e andiamo. Voglio farvi vedere una cosa che fa molto ridere. Ieri io e Leo, no scusate, l'altro ieri io e Leo, la prima volta che stavamo prendendo il tram lo stavamo aspettando lì dove sta seduto quel tizio, senza renderci conto che in realtà questa zona è tipo in fase di costruzione, come vedete. Quindi il tram è qua, ancora non ci passa. E fa molto ridere, cioè mi immagino tipo le persone che ci guardavano e dicevano sì, aspettate, diciamo, aspettate che mo passa il tram, mo lo prendete. Va bene, salutiamo la nostra cameretta. Ciao. Che comunque ripetiamo, sarà molto molto carina. Molto carina, molto carina. Scelto bene, Pato. Brava, brava. Va bene, e niente, oggi ovviamente andremo con le valigie, quello è il nostro souvenir da Chamonix che io porterò così. Forza Pato, riparte Pechino, con questi zaini mi sento molto appunto partecipante di Pechino. Non avevo fatto una ripresa al nostro alberghetto da fuori, noi stavamo praticamente, mi sa, o a quella o a quella finestra, ultimo piano. Molto carino, con la fermata del tram qua sotto, che vi porta sia al centro, che appunto anche fuori, perché infatti noi adesso prendiamo questo qua, il 18, fino al capolinea, perché il CERN comunque sta fuori città. E questo è il mio padre che si è zozzato una scarpa con la ruota della valigia e prontamente va subito a pulirla, perché comunque ognuno ha le proprie malattie. E guardate che carino, questo è il quartiere Carouge. Ieri ce la siamo fatta tutta a piedi dal centro all'albergo, una quarantina di minuti. Piacevolissima passeggiata, molto molto carino, ribadisco che io qui ci abiterei, forse abiterei proprio più a Carouge che a Ginevra centro, poi cioè a Carouge magari costano appunto pure un po' di meno le casette, mi prendo il tram la mattina, me ne vado al lavoro. Tram e non metro, questa riprende me o te? A te amore. Tutti i pantaloni. Ma te sto riprende qua, poi il pomeriggio me ne vado al lago, tu vai a correre. Esatto. Io magari una corsettina me la faccio. Ogni tanto dici. Vabbè, e niente, quindi adesso aspettiamo il tram. Il mio torcicollo ancora non passa. Occhi task, te prego, agisci il prima possibile. Non sto capendo assolutamente nulla di quello che stiamo facendo. Ci stiamo rifocillando. Vicino al CERN è molto bella. Io sono mai riuscito manco un esperimento. Neanche mezzo. Molto bello, poi completamente gratuito, assurdo. Mm-hmm. Assurdo proprio. Diciamo che sul minimo mi piace la scienza, lo spazio, la fisica. Quanto mi posta. È chiaro che se avete una laurea. Una laurea in merito. Lo capite meglio. Le applicazioni in merito. State sul pezzo, cioè nel senso, ovviamente se non me ne frega niente di quelle cose non ci venite perché è tutto così, però è molto interessante e comunque è abbastanza accessibile a tutti, cioè non è che ti dicono cose per forza che saranno pure i bambini, capito? Però no, assurdo, è giusto venire, cioè una cosa figa. A Ginevra non abbiamo pagato un'attrazione se non salire sulle torri della cattedrale per 7 euro a persona. Non abbiamo pagato neanche i mezzi, assurdo. Non perché non abbiamo voluto pagare. No. Ma perché sono gratuiti per chi alloggia. Avevo già spiegato. Magna del paninetto, amore mio, che c'è nel tuo pollo? È tipo Caesar salad, quindi pollo, insalata. È buono. Nel mio prosciutto e formaggio. Allora siamo nel bioparco, guardate, cioè non ci sono gabbie. Guarda quello più piccolino. Cugino, sei contento? Vabbè. Allora, mentre aspettiamo che arrivi l'autobus per l'aeroporto, vi racconto cosa è successo nel bioparco. C'era un pippetto
un pappagallino, c'erano tanti animali. Allora, innanzitutto vi consiglio, se siete a Ginevra, di venirci, se perché appunto animali. è un bioparco, ma nasce come ritrovo. Cioè il tizio che l'ha fondato all'inizio recuperava soltanto cani, gatti, poi è arrivato un gufo, scusate, sta passando un aereo. E da lì gli è venuta questa idea e ha detto... È arrivato? No, a breve. Ah, ok. E ha detto, va bene, ci faccio un bioparco dove recupero gli animali, una riserva. L'accesso è completamente gratuito, è solo su donazione, sì. Se volete potete fare una donazione. Quindi donate. Se ci andate soprattutto. È tenuto molto bene, ci sono varie tipologie di animali, soprattutto tanti pappagalli e ci sono anche delle scimmiette, insomma poi avrete visto qualche ripresa. E sì, c'erano anche i procioni, i lemuri super carini. E anche i cosi, come si chiamava, Timon? I lemuri. No. Suricate, scavala. Suricate. I lemuri. Il lemure mi sa che è Re Julien. Vabbè, comunque c'erano questi pippetti, questi pappagalli, ovviamente. Che sono i lemuri. Fanno parte della famiglia dei suricati. Vabbè, amore, non lo so. C'erano Re Julien e Timon. Ok. Esatto. E praticamente siamo andati ovviamente a vedere i pippetti e chi mi segue su Instagram avrà visto delle stories in cui c'è Leo che inizia a fare le coccole ad un pippetto, ad un pappagallino. Che inizialmente è venuto lui e lui ha iniziato a fare le coccoline. In realtà pure io poi stavo facendo le coccoline a un pappagallone. E praticamente questo pappagallino aveva il braccialettino, diciamo, alla zampetta col numero 172. Sono stati 2 ore a coccolarsi, poi noi ce ne siamo andati, praticamente questo pippetto seguiva Leo. E vabbè, poi noi siamo andati a vedere altri animaletti e tutto, e Leo mi fa, andiamo a vedere se c'è ancora il 172. Praticamente noi siamo arrivati e il 172 è andato incontro a Leo. Più volte, però questa cosa del dopo mi ha impressionato perché era passato del tempo, lui ha fischiato e il 172 è arrivato subito. Questa è la fine del nostro viaggetto. Ci stiamo per ci stiamo per imbarcare, in teoria. Stanno per aprire il gate. Scusate se mi rimanno così, ma ho il cellulare qui all'accio, quindi e non mi andava di togliere tutto, quindi sto così con la pappagorgia. Va bene, zoomata sui miei orecchini, Pato non mi ha fatto manco una foto con questi orecchini, incredibile. No, Pato senza le moto, guardate che belli, che sobri, sono super leggeri, sembrano pesanti ma sono super leggeri, li adoro. E dovrei fare un book fotografico con questi orecchini poi un giorno. Pato, magari mi faccio tipo una coda alta, sai che bella, tipo zingara. Va bene. Un po' gizzi. E niente, credo che a questo punto ci vediamo direttamente. Aspetta, voglio che a ci sia il mio pizzetto. Eccolo qui. No, pizzetto solo. Solo pizzetto. Così, ecco, apposta. Monta un bacetto. Avevo detto manda, ma comunque va bene, dammi.